Anche quest'anno sono veramente tante le novità Honda al Salone di Milano. Partiamo dalla gamma 500 che è stata completamente rivista. Partiamo dalla appunto CB500F, la CB500X e le CBR500. Tutti questi modelli sono stati modificati, aggiornati con il doppio freno a disco all'anteriore, le forcelle rovesciate e anche qualche rivisitazione dal punto di vista estetico. Un'altra grande novità è la Honda NT1100, una nuova moto che entra nel settore delle moto stradali da gran turismo, appunto 1100 di cilindrata col motore bicilindrico derivato dall'Africa Twin ed è disponibile in due versioni, cambio standard oppure il favoloso cambio DCT. Altra novità mondiale che è stato presentato qua al Salone di Milano è il nuovo ADV 350, un nuovissimo scooter 350 con il variatore derivato dal famoso XADV 750. Anche questo è un nuovo modello completamente nuovo, che è uno scooter che permette di fare anche un leggero fuoristrada oppure con delle sospensioni a lunga escursione per ammortizzare meglio anche le buche cittadine. Veramente molto bello e rifinito. La previsione d'arrivo appunto sarà nel 2022 di questo nuovo modello. Un'altra moto veramente fantastica è il nuovo aggiornamento della CBR1000RRR, che festeggia i 30 anni dalla sua nascita ed viene effettuata con un'edizione limitata e addirittura numerata. Una moto veramente molto interessante per gli amanti dei modelli super sportivi. Tutto questo sarà nella nostra concessionaria a partire da febbraio del 2022.